Ho appena visto le formazioni ufficiali. Sono uscite 20 secondi fa. Detto questo, in questo contesto, sono stupito, ragazzi. Non me lo aspettavo da Daniele De Rossi. Se parlava di un altro assetto tattico, alla fine rivoluzione stravolge e cambia l'ordine degli addendi. Non so se cambierà il risultato, probabilmente no. Ma sono qui per reagire a tutto quello che accadrà. Non fate caso alla mise, adesso mi vado a cambiare. Sono tornato poco fa da una corsa perché avevo bisogno di scaricare un presfogo prima dell'ultrasfogo Super Saiyan definitivo. Detto questo, c'è Juventus Roma. Super sigla, quella più bella, maleante, sensuale, romanista, youtubistica, gioente, smadonnante, nonne, zie, cugine, non ci so cose più divine. No, di balosa no. Pisillose, suleose, dibalose panchinose, selmere gherose di YouTube Italia. E se becchiamo tra poco con il mio pronostico marcatori e risultato esatto. Non voglio aggiungere altro, detto questo, daje che sta per cominciare. Fatta la cacca, il culo si sciacqua, bidi bibo di bidè. Dai, lavati il culo anche tu come me, bidi bibo di bidè. Un paio di cose rapidissime prima di cominciare. Mi dovete far vedere, anzi, dovete far vedere al buon Fabio tutto il vostro supporto con una marea di like qui sotto. Se rivolete una nuova live reaction insieme, ragazzi, aiutatemi a convincerlo. Non vi costa niente lasciare like. Seguitemi, mi raccomando, e attivate le notifiche cliccando sulla campanella, così non vi perdete più niente. Clicchi iscriviti, clicchi la campanella, menu a tendina, tutte le notifiche, resti sempre aggiornato. Due canali di calcio e un extra calcio in descrizione, o come sempre compariranno qui durante il video. Gioca Pisilli e non gioca Paredes. Gioca Sulé e non gioca Dybala, gioca Selmeker con mezzo allenamento. La Juventus è praticamente, ragazzi, mezza next gen praticamente. Dei nuovi acquisti, Thiago Motta non rischia assolutamente nulla. Alla luce di tutto questo e guardando, ragazzi, l'ultimo periodo storico di Juve e Roma, ho paura a dirlo, ma lo devo dire, vince la Juventus 3-1. Gli segnano a loro Ildiz, Mbangula, che ci imbangulerà sicuramente, far terzo gol lui, e Vlahovic. Noi il gol della bandiera facciamo addirittura il 3-1. E con chi lo facciamo? Lo facciamo con Pisilli! Servirebbe un cazzo, ma tanto voi già sapete com'è andata a finire. Detto questo, mi vado a cambiare, ma prima vado a scacherellare, così poi evito di perdermi qualcosa durante la partita. Dai, che sta per cominciare. Sono partiti! Dai che si comincia! Alzo il volume! E comincio a preparare bestemmie! Vediamo che cazzo succede a sta partita, ragazzi! Buono! Subito Selmeker recupera palla e la riperde! Oh, che palla! Non se l'aspettava! E fallo! Buono! Calcio di punizione interessante! Ammonito! Giallo! Giallo dopo 90 secondi e buono come il pane! Sto a pulire occhiali! Ma che cazzo di palla ha dato Pellegrini indietro per Angeligno? Sì, ci sta mancando in cazzo, pure se il Meguer ha sbagliato un'altra palla, ragazzi, mi sto già stranì. No, già mi sta a partire il bestemmione, mi sta a partire. Angeligno c'ha una palla di meno. È annata. Ragazzi, ho visto che volava sugli spalti. Pellegrini, mannaggia, quel porco se l'è persa per strada. Attenzione, in ritardo, Cristante, gli fa fallo. No, mancolo, via! È ovvio che te fischia fallo, no? Cioè, praticamente glielo ha buttato al c***o. Ragazzi, detto in poche parole, se l'è abbracciato, cioè io non ho parole, guarda, oh. Cross de merda, però mi è piaciuto come l'ha saltato. Oh, oh, ma guarda che liscio de merda! E ripartono, siamo scopertissimi! Chiudi! Vai Pellegrini! Bravo, Murato calcio d'angolo. Locatelli è diventato, non lo so io, Vieira è diventato quest'anno. Vai, fai scaglia sto tiro. Va bene Sule, bravo. Magari via la porta andrebbe pure meglio. Metti sta palla a mezzo, dai. Capito, la metti su Di Gregorio. Guarda questi che cazzo di panchina che c'hanno, guarda. Sule, ora
riprende la posizione. Qualità c'è. È solo dentro. È solo. Ok, scambio contro scambio. Scambio contro scambio. Sempre là stai. Ecco, mi si è bloccata la connessione. Stavo aspettando, ancora non succedeva. Mi carichi? La puttana di mammeta? La bucchina di mammeta? Mamma mia, sei ricco, porco. Se fa mezzo controllo il secondo, non glielo puoi chiedere, è troppo. È andato. C'è spazio. La mette in mezzo. Giù, sono. Ah! Aspetta che ne è finita l'angolo. Selic, ragazzi, mi ha rotto il cazzo. Buono. Vai al chiombo. Poi ancora Pellegrini, altra apertura. Metti in mezzo anche lì. Metti in mezzo anche lì. Metti in mezzo. Ha fischiato il primo tempo, niente angolo. Pronti a ricevere un pallone. Perlomeno non stiamo a perdere, vado a cagare. Esce l'under 23, entra con 6 save e Cop Mainers. T'ho detto tutto, t'ho detto. È solo, è solo. Dobbiamo tornare, signori. Torna. Ti m'hanno scritto Abdulhamid. Io non l'ho visto Abdulhamid. Dove sta? Non entra Abdulhamid. Ma perché lo scrivete in grafica? C'ho voglia di kebab adesso. Ma magari entrasse poi con Selic che sta a ste condizioni. Dai, dai Topic. Dai Artyom. Dai, do cazzo. Trova se era largo. Non è che poteva far più di quello. Capirai, punta Selic. Raddoppia va. Raddoppialo va. Oh, che devi fare? Mamma mia, Svilaro, certe volte te fa venire coccolone, oh. Aggrediscono bene gli spazi, adesso non riusciamo ad uscire dal basso, e questa è la chiave tattica. Dobbiamo essere più rapidi ad uscire, perché se te pressano e ti aggrediscono e sei bravo a uscire, te ne vai, esci in superiorità numerica, palla al piede, gli crei difficoltà. Dai, col cazzo, con Selic. Capirai, cambiano i due mediani. Conè. Rispondi con Cone! Cone! Sto c'ha tre piselli, ciao! C'ha il cazzo a tre teste, ciao, qua la faccia! State messi in a merda! State messi in a merda, non vi state manca a seguire! Luca il pallone, va col mancino, la deviazione! Attento! Attento! Mamma mia, ragazzi, 20 minuti così no, eh! Fuori piselli, dentro tre piselli! Butta sta palla, vaffanculo, buttala via! Mi si vede sgrattugiato, è fluido, ma c'è. Ci sto vedendo in cazzo! Vedo anche Ligno, mi sembra con E, mi sembra! Mamma mia, quando accelerano sono pazzeschi, raga! Ragazzi, Selic non lo sopporto più, ve lo giuro! Butta sta palla! No, 1-1 con Zaleski, no, per favore! Si gioca! Non gli ha fischiato niente, ma ragazzi stanno premendo. Sì, entra pure Nico Gonzalez. Abbada! Ragazzi, siamo venuti a Torino a provare a piazza in pareggio. Mamma mia, oh, non abbiamo creato un'occasione una. Attenti che se ripartono ce lo buttano in culo. Sei lì da ultimo. T'ho detto tutto. Sì, oh, abbiamo fatto un tiro in porta al 90esimo. Fuori dallo specchio. Lui ha questo piede. Ma la fregnaccia di Tussia. Piamo se st'angolo. E piamoselo prima che se lo pia qualcun altro. Ma vaffanculo, che angoli de merda. Guarda che ripartenza, c'è sta l'anima. Scemi. Stiamo scoperti come la merda. Oh, zitti che Selic forse mette in cross. Occhio al cross. Beh, cross de merda. In the box. Dai che manca un minuto. In the box. Ma vaffanculo va. 0-0. Meglio che perde sicuramente.